Sì, loro hanno iniziato fin da subito a metterla sul piano fisico. Fin dall'inizio sono stati dominanti. Siamo riusciti a contenerli bene nei primi 20 minuti, fino al 17-3. Eravamo anche in zona d'attacco. Poi, sì, ovviamente il cartellino rosso. Non vuole essere un alibi, ci hanno un po' tagliato le gambe. Dopo loro fisicamente sono riusciti ad essere ancora più dominanti e hanno preso il largo. C'è rammarico ovviamente perché potevamo fare sicuramente una partita con più consistenza, anche se ovviamente abbiamo lottato fino in fondo, ma ovviamente oggi il Sudafrica era di un livello superiore e accettiamo il verdetto del campo. Forse uno scoglio ancora più difficile che sono gli All Blacks, la migliore squadra del mondo. Ci prenderemo in settimana per ovviamente dare il massimo, sappiamo che la sfida è durissima, ma non vogliamo lasciare niente, vogliamo lasciare tutto sul campo, quindi ci proveremo al massimo come sempre e accettiamo la sfida, anzi siamo ansiosi di scendere in campo e alla fine di fare una grande partita, ecco. È giusto che dopo un mondiale aprire un nuovo ciclo con nuovi giocatori giovani di interesse nazionale, ce ne sono tanti a Treviso, alle Zebre, quindi è giusto anche far spazio agli altri e adesso rimango concentrato su Nuova Zelanda, poi farò le mie valutazioni. Sono contento di essere qua al Mondiale. Chiaramente oggi sono molto deluso perché mi aspettavo una partita totalmente diversa. Pensavamo sicuramente di essere più performanti. Analizzeremo bene quello che è stato e cercheremo di essere molto più pronti, molto più fisici con gli All Blacks. Loro sono probabilmente più forti di noi nel primo tempo, sappiamo, non abbiamo saputo prima la partita. Abbiamo parlato al fine del primo tempo che noi dovevamo mettere il nostro piano ancora nel secondo tempo, se è possibile segnare, è possibile chiedere loro una domanda in loro testa. Abbiamo un'opportunità a 5 metri di loro linea, un corto rosso è giusto. Era giusto, è impossibile giocare a questo livello senza 15. Abbiamo perso già due palloni destri nel primo tempo, ma è impossibile. Non ho pensato al coraggio di tutti quanti in campo. Tu hai visto i packaggi di Matteo Menozzi, Jaden Hayward, Callum Braley sul Chelsea Colbian. Ovviamente con la stanchezza loro hanno fatto gli errori, ma è impossibile contro loro. Questo era altissimo livello, abbiamo giocato contro la squadra all'altissimo livello con 14, è impossibile. Noi dobbiamo essere deluso adesso per le prossime 2 giorni. Andiamo a Toyota e noi dobbiamo prepararti per la settimana prossima. Questa è la nostra vita di tutti in sport, è sempre duro, specialmente a questo momento è duro, ma è la nostra vita. So, prepariamo per la partita, vogliamo mostrare il nostro massimo livello contro New Zealand vediamo. Sì, lottare quando si gioca a rugby dovrebbe essere il minimo. Sicuramente il Sudafrica ci ha messo in difficoltà sui drive, e i primi 2 metri che hanno segnato sui drive sicuramente abbiamo subito molto, non siamo riusciti a fermarli e nonostante tutto comunque siamo riusciti a rimanere in partita. Sicuramente la volontà della squadra non è venuta mai a mancare, ma loro sono stati sicuramente molto più dominanti di noi sull'impatto fisico. Il cartellino rosso certamente ha avuto un'influenza negativa perché è stato in un momento anche inizio secondo tempo dove avevamo iniziato bene e dove magari segnando qualche punto lì potevamo rimanere vicini al punteggio e magari non dare quella tranquillità mentale al Sudafrica che poi ha avuto e poi alla fine il risultato è diventato il passivo molto, molto pesante, quindi effettivamente c'è la delusione di non aver riuscito a fare qualcosa di storico e anche la doppia delusione di aver preso 50 punti. Sì, 80 minuti che possono essere molto lunghi se non prepariamo bene questa settimana, quindi sarà
fondamentale recuperare energie. Credo che non serva tantissimo stare in campo a perdere energie. Ci saranno probabilmente altri ragazzi che avranno l'opportunità anche di giocare contro gli All Blacks, che è sempre un grande privilegio, ma ancora di più una Coppa del Mondo. Non abbiamo la pressione contro di loro, ma credo che abbiamo il dovere per noi, per questo gruppo che comunque finisce anche un ciclo di 4 anni insieme con questa Coppa del Mondo, di finire dando il meglio di noi stessi per noi e finire bene questo mondiale. Quindi mi auguro che in questi 2 giorni si possa digerire questa grande amarezza e niente, subito pensare alla partita contro la Nuova Zelanda, perché effettivamente sarà molto, molto complicata.